Volevo fare con voi una riflessione sull'interconnessione. È evidente, lo sa ogni scolaretto, lo sanno tutti, è sotto gli occhi di tutti, che tutto è interconnesso. Ma che cosa vuol dire che tutto è interconnesso? Come potremmo comportarci come se davvero tutto fosse interconnesso? Se lo facessimo, io credo che faremmo una rivoluzione. Tutto interconnesso vuol dire che i fatti e la mia interpretazione dei fatti sono uno, non sono due. Vuol dire che quello che io posso vivere e quello che succede non sono separabili, sono uno. Vuol dire che quello a cui io sto assistendo, quello che succede intorno a me, quello che mi fa arrabbiare, quello che mi fa soffrire, quello che mi fa desiderare il cambiamento, è quello che io vivo dentro. Non sono separabili. Vuol dire che se io voglio cambiare qualche cosa, prima di tutto devo accettarlo, osservarlo, riconoscerne la vera natura e accettarla. E è con l'accettazione delle cose come sono che io partecipo al processo di trasformazione, che partecipo al processo di cambiamento, partecipo al processo di evoluzione. Quando io giudico, quando io separo, quando io cerco di conoscere, non accettando, volendo cambiare, io interrompo, esco dalla comprensione dell'interconnessione, io esco dal flusso delle cose, perché la trasformazione è esattamente il fluire delle cose, è esattamente il processo che sta compiendosi sotto i miei occhi. Non c'è nulla da cambiare se non dentro di me, se non nella mia incapacità di comprendere qual è l'insegnamento, qual è il dono, se non nella capacità di comprendere che cosa spetta a me, qual è la mia parte in questo gioco. Quindi se sono stanco delle problematiche che mi crea la pandemia, devo liberarmi semplicemente dalla pandemia, dal mio atteggiamento di rifiuto, dal mio atteggiamento di lotta, dal mio atteggiamento di giudizio, dalla mia non comprensione di quello che sta realmente succedendo. Tollerare il mistero è semplicemente dire sì, semplicemente accogliere e riconoscere che cosa c'è dietro le quinte, e riconoscere qual è il vero messaggio che la vita vuole chiedere a me stessa, vuole dare a me, qual è quello che manca, che io devo mettere. Se ciascuno di noi mettesse quello che sente, che riconosce mancare nel mondo, il mondo si trasformerebbe, cambierebbe, rispetteremmo la legge dell'unità e della trasformazione. Proviamo osservazione, accettazione, consapevolezza. Fluendo nelle cose le cambiamo, le trasformiamo, partendo da noi stessi, liberandoci dalla reazione e dal giudizio. Favoriamo la trasformazione, la liberazione autentica da quello che succede intorno a noi,
e favoriamo così l'evoluzione dell'umanità, accettando che ciascuno passi là dove deve passare.